Buongiorno a tutti. Io vorrei cominciare subito ho ancora, diciamo, in testa due immagini, in realtà un'immagine e una frase. L'immagine è quella di Marcello Di Finizio, questo piccolo imprenditore triestino, forse un po' pazzo, che si arrampica sulla cupola di San Pietro per gridare la sua disperazione perché gli vogliono togliere lo stabilimento balneare. Perché l'Europa, la direttiva Bolkestein, prevede che si apra al mercato, che si mettano all'asta, a bando di gara, le concessioni. Forse è anche giusto che sia così, non entro nel merito, ma l'immagine di quell'uomo, arrampicato su San Pietro che dorme su questo strapuntino è, secondo me, l'immagine più forte di questo periodo, di questo momento che stiamo vivendo, perché l'immagine di un uomo solo, disperato e tutto sommato rimane lassù nell'indifferenza generale, rimane su e a un certo punto scende e quasi non se ne accorge nessuno. Ieri sera era la mia trasmissione a raccontarci, diciamo, le ragioni di questa sua protesta. Allora, da una parte Marcello Di Finizio, solo sulla cupola, dall'altra parte quel galantuomo di Fiorito, consigliere regionale del PDL, che entra in carcere e dice meglio in galera che dentro il PDL. E questo è un uomo insomma, che è stato mandato lì con 30.000 voti, che è stato sostenuto dal suo partito e che è l'altro simbolo del momento che stiamo vivendo, cioè la corruzione che è arrivata arrivata al punto più alto o più basso della nostra politica. E naturalmente Fiorito non è soltanto il simbolo del Consiglio regionale laziale, ma è il simbolo di una politica che non è capace di controllare, che non si accorge di nulla, non soltanto la maggioranza, ma un'opposizione inesistente che non è stata in grado di accorgersi o che probabilmente era complice di una spartizione vergognosa di soldi nostri, soldi pubblici. Marcello Di Finizio e Fiorito. Allora, il punto è questo, noi stiamo andando verso le elezioni più importanti della storia repubblicana, della storia di questo paese. Io ne sono convinto perché sono le elezioni che decideranno non il nostro futuro, le decideranno il futuro dei nostri figli. E la tentazione, la sensazione è forte che se gli italiani devono, se la realtà italiana è questa, Marcello Di Finizio da una parte e Fiorito dall'altra, se l'alternativa è questa, allora tanto vale tenerci Mario Monti, cioè se la politica porta a questi risultati, forse perché non tenerci, Rachel Donadio, Mario Monti con il suo deficit di democrazia, con diciamo, questa sua veste di tecnico grigio, duro, forse dicono naturalmente i suoi critici più spietati. Diretto da fuori in qualche maniera, no? Insomma, soggetto a pressioni molto forti dell'Europa, della comunità internazionale. Ecco, il primo punto che io vorrei toccare oggi è questo. A che punto è, in che grado di salute è la democrazia italiana e in questo stato delle cose, davvero Monti è il male minore, il Monti bis, naturalmente, è il male minore per l'Italia? Non so come rispondere. Dico che sicuramente che stiamo vivendo un momento veramente storico, no? Secondo me hai ragione che queste elezioni saranno super importanti, sia per l'Italia ma anche per l'Europa, perché secondo me in questa crisi del debito siamo arrivati ad un punto dove la crisi ha fatto cadere un sacco di governi e secondo me farà cadere ancora di più altri governi in Europa. In Italia, come sappiamo tutti benissimo, la crisi del debito è arrivata alla fine di un ciclo politico e quello che stiamo vivendo adesso è un po' l'unfinished business, quello che non è stato risolto dopo Tangentopoli. E bisogna vedere se i partiti riescono a rispondere alle esigenze della gente, se la gente riesce a influenzare questi partiti, se anche se alcuni partiti sembrano di rispondere alle esigenze della gente, ma forse chissà cosa vuol dire per la democrazia, tipo una cosa tipo i grillini, no? Cioè, potrebbe succedere di tutto. Allora, se la domanda è se Monti è il male minore, la domanda è un po' vedere come il sistema democratico riesce a ottenere o non tenere Monti, perché ovviamente è finito l'epoca in questo periodo dei technocrats, no? Cioè, secondo me stiamo vivendo alcune guerre diverse allo stesso momento. C'è una guerra di, diciamo, democrazia contro i mercati, però stiamo anche vivendo un momento del fallimento della politica,
la mancanza di capacità della politica a rispondere a esigenze economiche. E questa è la battaglia che stiamo vivendo in Italia. Io ho evitato benissimo la tua domanda, magari rivolgo la parola a qualche altro collega. No, mi sembra abbastanza chiaro. Allora voglio coinvolgere John Foote e chiederti, è normale la situazione italiana? Cioè è normale che il passaggio più complicato per il nostro paese sia stato gestito da un governo che non è stato eletto ma che è subentrato, diciamo, dopo la caduta di Berlusconi, ma soprattutto è normale che oggi si parli appunto di una possibile, possibile ricandidatura di Mario Monti ma dopo le elezioni? Torniamo un po' indietro a novembre l'anno scorso. C'era tutta la gente che festeggiavano fuori dal Quirinale perché è andato via Berlusconi, poi arrivava Monti. Era tutto pianificato. Monti è stato fatto senatore a vita pochi giorni prima, Merkel, Sarkozy hanno parlato con Napolitano. Era una roba pianificata, non è normale, è stata una situazione di emergenza pura. Una sospensione della democrazia, che però la gente di sinistra festeggiava. C'è una cosa molto strana in una democrazia come Italia, con una Costituzione che è stata fatta dalla resistenza e così via. Quindi è una situazione stranissima. Una delle prime cose che ha detto Monti, che va ripetuto secondo me molte volte, lui ha detto si rischiava di non pagare più gli stipendi dello Stato. Cioè lo Stato, secondo Monti, perché dovrebbe dire una bugia? Era sull'orlo del crack, lo Stato italiano, come Grecia, come Spagna, come Portogallo, come Irlanda, Italia era la prossima a questa cosa, dovevo chiedere il bailout, quindi fare austerità per i prossimi 40 anni, 50 anni. Quindi è una situazione di emergenza democratica, economica, del debito e così via. In questa situazione di vuoto, è entrato un governo dove non è stato eletto nessuno dei personaggi dentro, nessuno. Quindi è un governo tecnico puro, che non c'è mai stato in Italia, Italia democratico. Quindi c'è un'emergenza democratica, c'è un'emergenza economica. In queste situazioni vogliamo essere governato da Monti o da un governo eletto dal popolo, che potrebbe essere ancora Monti, dopo le elezioni, però io credo che dobbiamo sottolineare la crisi economica è devastante, e non si può prescindere da questo. Cosa dobbiamo fare? Possiamo, Italia ha qualche spazio di manovra? No, non credo. Il problema è, e questo te lo chiedo proprio perché immagino che poi per la cultura della democrazia che c'è in Inghilterra, per esempio, c'è negli Stati Uniti, così profonda, così radicata, sia difficile da comprendere. Noi ci troviamo di fronte a un'ipotesi, non che Mario Monti si candidi con un suo partito, si presenti a prendere i voti, non solo, neanche questo, neanche con dei partiti che diranno chiaramente che vogliono Monti presidente del Consiglio dopo, non accadrà questo, è accaduto con Fini, ma Fini è un piccolo partitino, cioè noi potremmo trovarci con il PDL e il PD, per esempio, che giocano oggi le loro carte, non giocano a carte complete scoperte, poi dopo il voto, di fronte a uno stato di necessità, diranno oddio serve Monti, ma non l'avevano detto prima chiaramente. Allora questo è una ferita per la democrazia ed è una cosa accettabile per esempio in Inghilterra? Ma non, questa è la fine della democrazia. Perché se uno non si candida e poi dopo viene messo lì come Presidente del Consiglio, che senso ha di fare elezioni? Non ha nessun senso. Quindi se questa è la situazione, la democrazia non c'è più. Più in più abbiamo una legge elettorale in Italia che è assolutamente non democratico. E qui in tutti questi anni stavo leggendo le proposte che ci sono per la nuova legge elettorale, sono deliranti. E nessuno si è riuscito di cambiare questa legge e non cambieranno questa legge. E quindi è un'emergenza democratica che viene fuori dall'emergenza economica. E io non ho nessuna soluzione per questo, però credo che è molto difficile vedere una soluzione dove rientra la democrazia in questo momento qui.
Eric, posso chiederti il tuo parere su questo? Secondo te c'è un problema democratico per come si stanno mettendo le cose, diciamo, in vista delle elezioni 2013? Cioè, Monti è la salvezza del nostro paese o è la dimostrazione che non siamo uno Stato pienamente libero, nel senso uno Stato in cui sono gli elettori e solo gli elettori a decidere il futuro del proprio paese? Io direi come John Foote che Monti è stato la salvezza del paese. La questione è sapere se può continuare a esserlo in questa configurazione. Per quanto riguarda la tematica appunto dell'espressione democratica, senz'altro l'esperienza Monti è un'anomalia e in effetti sarebbe problematica se questa anomalia continuasse. Però da questo punto di vista dobbiamo vedere anche la situazione delle cose, la realtà. Da dove viene questo problema? Il fatto che gli strumenti del potere non sono più a livello nazionale e da questo non ne usciamo. Questo dunque vuol dire che quando tu dici le prossime elezioni sono le elezioni più importanti della storia della Repubblica, mi viene da dire, e in qualche maniera anche lo spero, che in realtà le vere elezioni determinante per l'Italia, ma come per gli altri paesi europei, sono il 2014, perché vuol dire che se per le elezioni europee si presentano dei partiti che propongono veramente un cambiamento dell'istituzione europea, perché è lì che ci si può trovare anche gli strumenti del potere. Parliamo di Monti e appunto dell'anomalia democratica. Da questo punto di vista vediamo ad esempio che in Francia Hollande è eletto con una maggioranza chiara, anche se non è una stragrande maggioranza, si vede anche lui costretto a prendere decisioni che non avrebbe voluto prendere, perché non ha più gli strumenti tradizionali del potere per poter fronteggiare la crisi e dunque gestire al quotidiano la vita dei cittadini francesi. La Francia sta per lanciare, per varcare la più grossa manovra della sua storia, 34 miliardi, allora forse rispetto all'Italia può fare sorridere, visto quello che ha vissuto l'Italia in termini di manovre, però per la Francia è veramente una, soprattutto da parte di un governo di sinistra, che aveva promesso in qualche maniera di stabilire e di rivedere la politica di Sarkozy. Vediamo che pure in Francia, dove il capo dell'esecutivo ha tanto potere, non riesce a non essere in qualche maniera pure lui commissionato. E da questo punto di vista, parliamo di Italia, però ci sarebbe da fare una riflessione, poi dopo chiudo e avremo occasione probabilmente di riparlarne, di vedere veramente quali sono le ragioni della crisi. E da questo punto di vista in Francia per tanto tempo si è detto la ragione della crisi, i problemi è Sarkozy, dunque Sarkozy è stato battuto, poi vediamo che i problemi rimangono. In Italia per tanti anni si è detto il problema è Berlusconi e dunque il suo comportamento e la corruzione, senz'altro è un problema serio di fondo. Però vediamo che anche al di là di questo ci sono altri problemi, il fatto che gli stati nazionali europei non hanno più strumenti per fare politica. E questo, se non usciamo di questa ambiguità, è difficile affrontare. E in effetti rischiamo di avere oppure delle situazioni anomale che si prolungano, che sono delle situazioni di anomalia democratica con la presenza di Mario Monti al governo, anche, ripeto, sapendo che comunque è stata una salvezza, oppure andremo a alimentare i nazionalisti, i populismi, quello che diranno appunto non c'è più democrazia. E dunque la vera questione è il trasferimento di sovranità, e che questo trasferimento di sovranità sia legittimato democratico. Non ne usciamo, veramente non ne usciamo. E lì l'emergenza è in effetti democratica. Però scusami, tu hai fatto riferimento a Hollande, no? alle ricette economiche che Hollande sta varando in Francia per diciamo, superare la crisi. C'è questa, non so se sia leggenda o realtà, no? Tutti quelli che si oppongono in qualche modo all'agenda Monti dicono non è ineluttabile quello che dice Monti, non c'è una sola strada per superare la crisi. Guardate Hollande, no? Hollande che ha intenzione di fare la patrimoniale, Hollande che tasserà i redditi oltre il milione di euro del 75%. Devo dirti la verità, non ho capito quanto di questo sia propaganda e quanto sia stato fatto o sia fattibile, ma
Ci puoi spiegare qual è la differenza? Cioè Hollande rivendica rispetto, diciamo, al livello di dibattito che c'è in Italia, cui si tende a pensare, almeno i grandi giornali tendono a farti pensare che non c'è altra strada che quella di Monti per uscire dalla crisi. In Francia si sta individuando un'altra strada, il dibattito è più vivo sulle ricette possibili e Hollande si sta smarcando, diciamo così, dall'agenda europea, dall'agenda Monti, dalla BCE, con maggiore forza e orgoglio rispetto, per esempio, al governo Monti? No. Ma ti spiego perché. Quello che fa Hollande è importante. Hollande fa in modo di dire che comunque lo sforzo deve essere ripartito in maniera più equa e che i più abbienti pagano di più, ed ha anche dei segni nel comportamento etico e nel comportamento quotidiano da parte degli eletti che hanno preso la misura della crisi e che debbono dare l'esempio. E da questo punto di vista c'è una differenza, anche se uno degli elementi del successo di Mario Monti è anche in qualche maniera l'onestà e l'esemplarità nei comportamenti. E da questo punto di vista Hollande, che si è ridotto lo stipendio da 7.000 euro passando da 20 a 13.000 euro eccetera, dà un serie di segnali. Vai a tassare i più ricchi, in effetti farà questa aliquota eccezionale del... Farà questa aliquota del 75% sopra il milione di euro. Sarà eccezionale, però lo farà. Questo in Italia è impensabile oggi, questo no? È impensabile, però quando ti dico che questo è importante, senz'altro è importante, non si può appunto pensare e considerare che si può continuare all'infinito a avere questa diseguaglianza, mentre in Francia ad esempio ci sono 3 milioni di disoccupati. E da questo punto di vista Hollande fa il lavoro, fa lo job, come si dice. Il problema di fondo è che questo non basta, e che comunque l'agenda Monti ce l'ha pure lui. Perché? Perché l'agenda Monti non si cambia a livello nazionale. L'agenda Monti si cambia avendo la forza di poter avere un'altra politica e di avere una politica di rigore, ma una politica di rigore allungata sul tempo, in modo che non produce recessione. Per avere questa cosa bisogna andare a negoziare in Europa. Dunque Hollande a Parigi e anche l'agenda Monti. Poi si è presentato dicendo... andrò a rinegoziare il trattato che era stato firmato da Merkel e Sarkozy, ma non l'ha rinegoziato, ha aggiunto alcuni punti che sono importanti, però non l'ha rinegoziato, non l'ha cambiato. Per poter cambiarlo bisogna veramente avere peso in Europa e ancora di meglio cambiare le regole in modo che ci sia la volontà democratica, la legittimità democratica per poter cambiare la politica. Ma se non prendiamo in considerazione questo elemento, continuiamo a parlare di politica di condominio, e quello è il problema. Cioè in Italia oggi giustamente... Siamo diventati dei condomini, diciamo. Siamo diventati dei condomini, il problema è sapere come facciamo per gestire la città o per gestire il paese. Oggi si parla di riforma della legge elettorale in Italia, giustamente, si parla delle regole all'interno del Partito Democratico per le primarie, però la vera domanda è come si fa per avere le regole per cambiare le istituzioni europee. E questo quasi non ne parliamo mai, ma è lì il nodo. Michael Braun è quello cattivo di tutti, perché è tedesco e la Germania è la causa di tutte le nostre sofferenze passate, presenti e future, quindi prendetevela con lui per tutto quello che succederà nei prossimi anni. E mi dispiace, purtroppo questo ruolo, sei stato invitato per questo, proprio perché sei la fonte dei nostri mali e delle nostre sofferenze, sei tu che imponi a Monti di tassarci in questa maniera. Posso chiederti innanzitutto, appunto, tu come lo vedi lo stato della democrazia in Italia? Ci vedi un paese, diciamo, da questo punto di vista con diciamo in salute, o qual è il nostro principale problema? Sì, in salute cagionevole, diciamo. Ma io voglio introdurre due termini che ancora non sono stati toccati, destra e sinistra. Se guardiamo il governo Monti, formalmente è un governo tecnico, nella sostanza è un governo di destra, ma di destra presentabile. Questo lo distingue dal governo di Berlusconi, che era un governo di destra straciona. E oggi questo problema fiorito, eccetera, ce lo sta declinando in tutte le forme finora magari anche inimmaginabili, come bassezza a cui sono stati capaci di arrivare. Era una destra veramente
In Italia impresentabili, ma soprattutto all'estero impresentabili, e questo in una situazione di fortissima crisi. Lasciatemi dire solo una cosa, scusami se ti interrompo, tanto è una conversazione tra amici. Io mi ribello all'idea che Fiorito sia il peggio della politica italiana. Per me è peggio Formigoni, cioè per me sì. È peggio chi ha Justissimo. Portato fuori e ha dirottato centinaia di milioni di euro, non quelle sì. quattro quel bagatelle, diciamo, di questi sì. straccioni. No, infatti, c'è il sistema che ha danneggiato davvero i cittadini della Lombardia, scusate. Ma infatti anche Fiorito secondo me viene letto male, perché il punto non è che si è comprato il gippone perché ha nevicato a Roma per due giorni, anche quella è una mossa veramente strabiliante. Vabbè, se lui... Come gliel'hanno consegnata in due giorni poi? Sì, bellissimo. Pronta consegna. Ce no, ma per me il punto è un altro. Una classe politica fatta di mille Fiorito, e non dico che mille di loro sono arrivati a tanto, cioè a fare shopping tutti i giorni con i soldi pubblici, ma sono mille persone, 10.000 o 50.000, che hanno un approccio alla politica, quello è importante, cioè non gliene frega di governare, nel senso di sviluppare anche il piccolo piano del traffico nel municipio, non li può fregare di meno, proprio gli frega solo saccheggiare, piazzare amici. Guardate Roma con l'ATAC e l'AMA, che è diventato un ufficio di collocamento di parenti, di amanti, eccetera, di cubiste. E poi ci meravigliamo se l'ATAC, cioè la società del traffico, ha 150 milioni di perdite. È chiaro che perché non gli frega neanche di sanare il bilancio. Al limite poi aumentano il biglietto, ma è gente che non vuole governare nel senso nobile del termine, e non può neanche governare perché tecnicamente sono perfettamente impreparati a quel versante del governo, sono preparati solo a un versante, studiare le risorse, e lì infatti Fiorito fa sorridere, ma infatti è solo la punta dell'iceberg, il tutto sta sotto l'acqua, dove ci stanno tutte le corruttele, le reti di amicizie, che quelle sì tirano il paese in basso, perché fanno in modo che le risorse vengano spese abbondantemente e male. E quindi abbiamo questa destra straccione che non poteva più reggere il governo nazionale. Subentra, e già vediamo uno svuotamento del paese, subentra una destra pulita che non si trova sulla piazza. Cioè Cassini, che poi c'ha pure una sua storia fatta di Cufaro, eccetera, ha cercato col terzo polo di creare una destra rappresentabile. Non c'è riuscito perché non trovava i voti, quindi i tecnici. Poi abbiamo una sinistra che è pure svuotata. Voglio tornare nell'anno 2000. Lì c'era una discussione molto bizzarra sul futuro candidato per la presidenza del Consiglio. Forse vi ricordate, governo D'Alema era naufragato, poi era subentrato Amato, centro-sinistra era messo davvero male, e hanno avuto una bellissima idea alcuni di loro. Perché non candidiamo Antonio Fazio? Vi ricordate Fazio? Uomo dell'Opus Dei, veramente più destra di così che non si poteva, e la sinistra dice, e questo sì, sarebbe spendibile, presidente di Banca d'Italia. Già allora eravamo a quel livello di svuotamento. Se prendete un personaggio come Prodi, una persona veramente inattaccabile, però anche lui in fondo un tecnocrate che non viene dalla sinistra, loro da 15, da 17 anni non sono capaci di esprimere un leader autorevole in contrapposizione a una destra anche pulita, presentabile. Lì si vede tutto lo svuotamento, che poi è uno svuotamento al cubo quando viene a mancare anche qualsiasi spazio di manovra a livello europeo. Anzi, viene potenziato anche questo fatto che manchi lo spazio, perché l'Italia è diventata la sorvegliata speciale grazie anche a una classe politica così svuotata. Quindi tu vedi, diciamo, il problema della democrazia in Italia è il fatto che manchi in particolare una sinistra capace di
come dire, di fare la sinistra, comunque di fare, di contrapporsi alla destra dei tecnici. Quindi il problema principale in Italia è quello oggi? Sì, no, sono due problemi. Una destra che veramente è stata... Però quella, diciamo... Sì. Ormai ma, si sta dissolvendo, no? Sì, si sta cioè, consideriamo che la nuova destra possa essere quella incarnata da Mario Monti anche nel futuro. Ma io no? ho i dubbi, vedremo che cosa avviene dopo. Io non sono troppo ottimista, perché c'è pure gran parte dell'elettorato di destra cui piacciono questi esponenti, cui piacciono gli straccioni, i ladri, eccetera. Posso dire una cosa? Quelli non si dissolveranno nell'aria. Questa è l'una metà del problema, l'altra metà è di una sinistra che non si fida di se stessa. Adesso proprio... ci arriviamo alla sinistra, c'è Rachel Donadia, vuole dire qualcosa su questo? Sì, no, io volevo giusto dire che sono molto d'accordo con tutto quello che tutti hanno detto. Secondo me Italia in questo momento è tirato veramente tra due, diciamo, poli magnetici quasi, tra Bruxelles, l'Europa, le istituzioni, cose che avrebbero dovuto un po' tirare su l'Italia, e poi dall'altro lato questa classe politica allo sbando, il clientelismo, la corruzione, queste vecchie cose, e l'Italia è veramente in mezzo e stiamo vivendo questa lotta e chissà quale lato vincerà, perché Eric ha assolutamente ragione quando dice che adesso nella crisi i governi nazionali hanno perso gli strumenti di potere. Il problema è che ancora l'Europa non li ha assorbiti completamente. Cioè io ogni giorno perdo un po' più speranza nell'Europa, perché il problema è che se ci vogliono 5-10 anni per cambiare i trattati, per avere un debito condiviso, per avere questi strumenti monetari che bisogna fare per avere un'architettura più sana dell'euro, nel frattempo chissà quale sarà la situazione democratica e sociale e economica in Sud Europa, perché io seguo anche la Grecia e ragazzi lì, cioè io temo che ci sarà sangue lì prima o poi. In Spagna vediamo cosa sta succedendo, in Italia voi fortunati non siete ancora svegliati alla realtà che temo che non succederà in Italia, però siamo arrivati al momento che non possiamo aspettare le elezioni della Merkel per poi agire in un modo per salvare cioè la società, l'economia e anche la democrazia in Sud Europa. Da 3 anni la Germania sta vendendo l'idea che la crisi dell'euro è a causa di questi paesi corrotti e pigri del sud. Cioè è vero che l'Italia, Spagna, Portogallo, Grecia hanno avuto un sacco di problemi e c'è molta corruzione, però il problema è anche l'architettura dell'euro, e il problema è che adesso se la democrazia, se tu hai un AAA credit rating, hai più democrazia che un paese senza un AAA credit rating. I mercati dicono un po' le margini di manovra per ogni governo. Io, il grado di democrazia che si può esercitare in un paese determinato dal rating sì. dei tuoi titoli di Stato. E noi parliamo di... Michael ha detto giustamente che in Italia la classe politica è in grossa difficoltà. Però non è che ci sono grandi statesmen in Europa in questo momento, no? Cioè Van Rompuy, ribadisco, cioè questa cosa credo ormai la si può raccontare. Tra l'altro tu sei stata ospite della puntata in cui c'è stato Piazza Vita Mario Monti, no? Pochi giorni prima di questa puntata l'anno scorso di Piazza Vita, in cui Mario Monti venne a raccontare, diciamo, a spiegare i sacrifici, la manovra, eccetera, io ebbi una conversazione con il suo staff in cui capii perché Monti decise di tornare in televisione. Erano molti mesi che non andava ospite di un programma televisivo, e mi disse al suo staff: guarda che voi dovete capire una cosa, che non soltanto Mario Monti è arrivato al posto di Berlusconi perché in quel momento l'Italia era fallita, in quel momento l'Italia era in bancarotta, ma oggi siamo in una situazione molto simile. Sto parlando di immagini, non credo che le cose siano cambiate molto. Cioè l'Italia è ancora un paese sull'orlo del fallimento, e questo gli italiani non lo hanno compreso fino in fondo. Ecco, dietro questo allarme, questa necessità che Monti aveva di comunicare il livello di gravità della nostra situazione economica e finanziaria, c'è anche la ragione
è il limite della nostra democrazia, Eric, capito? Questo io intendo dire e voglio ribadire. È un problema che probabilmente c'è anche in Spagna, c'è anche in Grecia, per carità. Però io penso che finché esiste una situazione di questo genere, noi dobbiamo prendere atto che le soluzioni che ci vengono proposte oggi dai partiti tradizionali non sono probabilmente credibili, no? Non sono sufficienti per diciamo tranquillizzarci. Ma assolutamente, assolutamente che non sono credibile. Io volevo tornare un attimino su quello che dicevo Michele. È vero che c'è la questione destra-sinistra e come dicevi prima, quando si parlava di Hollande, si vede che ci sono comunque modi e modi di rispondere appunto alla crisi. C'è modi di appunto cercare di affrontare la crisi riducendo le disuguaglianze, dunque questo è un elemento di fare una politica fiscale, di fare una politica appunto di riduzione dei sprechi nella pubblica amministrazione, puntando su alcuni ministeri e riducendo i posti di lavoro su altri. Dunque ci sono ancora delle differenze tra destra e sinistra. Però ribadisco, il problema è avere strumenti per avere anche politiche di destra o di sinistra a livello europeo, perché in effetti c'è una politica di destra per fronteggiare la crisi, che è quello che viviamo. L'altra politica, che sarebbe una politica di sinistra per fronteggiare la crisi, sarebbe di dire appunto questi debiti che sono enormi non possono essere risolti con la depressione e con la recessione, con politiche di austerità che fanno in modo che in realtà non si possono pagare appunto i debiti. E dunque lì c'è una differenza, ci potrebbe essere una differenza chiara. Il problema è che questo, per il momento non ci sono strumenti per poter decidere se si vuole fare una politica europea di destra o una politica europea di sinistra. Quando dico di destra vuol dire una politica liberista in cui globalmente sono in effetti l'equilibrio del mercato che deve intervenire. E da questo punto di vista in effetti la sinistra italiana è totalmente a ritardo, perché dice sì, noi siamo europeista, ma appunto qual è Europa? E da questo punto di vista non parlano concretamente su quali sono gli strumenti che vogliono mettere in moto per fronteggiare la crisi e quali sono le soluzioni. Io non so, penso che un dibattito come quello di oggi sarebbe anche normalmente di dire se uno si presenta alle elezioni in Italia da sinistra, di andare a dire, come l'ha detto Hollande e poi non ci è riuscito perché non ha strumento, ma di dire andiamo a rinegoziare in Europa, andiamo a fare sentirci la nostra voce in Europa. Sì, siamo per rimettere in discussione e appunto di rimettere in ordine i conti, però se siamo eletti andremo in Europa, per il momento è l'intergovernativo, ma andiamo in Europa a ridiscutere. Da questo punto di vista nessuno ne parla. Vedi che alla fine torna sempre il solito discorso, John Foot, cioè c'è un problema a sinistra, no, in questo paese, in questo momento, cioè non c'è una sinistra che sappia offrire una ricetta alternativa credibile ai cittadini e per quello che io colgo in questa discussione, questa è una delle ragioni anche del disincanto degli italiani, no? Non c'è una sinistra che sappia rappresentare i bisogni, le necessità del paese, è così? Sì, assolutamente, possiamo anche parlare della sinistra più in modo più dettagliato. Io credo, sono assolutamente d'accordo con questa idea della destra impresentabile, ma anche la sinistra è stata impresentabile. Abbiamo avuto il sistema Sesto, una serie di scandali che non sono di Berlusconi o Craxi o così via, o del DC, ma sono anche del PC, PD, PDS, quello che si chiama adesso. Non è solo dei cattivi di destra, la sinistra ha gestito potere in modo molto corrotto in molti posti d'Italia e questo bisogna dire, quindi non è solo questione, hanno saccheggiato anche loro lo Stato, sono stato potere anche loro e quindi c'è problema di destra e sinistra, è anche relativo perché lo Stato è stato gestito da destra, da sinistra, da destra e sinistra dagli ultimi 20 anni e siamo in una situazione di bancarotta adesso. L'Italia non c'è più, è andato in crack, è finito così, deve andare in Europa a chiedere soldi continuamente, andrà avanti così per i prossimi 50 anni, alcuni economisti dicono che questa crisi durerà 100 anni,
E quindi non è una cosa che si risolve con un governo Monti, un Monti bis o un Monti tris. Si vuole Monti per i prossimi 100 anni per risolverlo. Volevo dire solo una cosa un po' storica. Tangentopoli è stato 20 anni fa. Tangentopoli ha seguito 10 anni di craxismo, che era un po' sinistra allora, visto come sinistra allora. Dopo Tangentopoli c'era stato un governo tecnico, il governo Ciampi, che ha fatto un manovra di 100 miliardi, non 3 volte quella di Hollande. Okay? Questo ha dovuto sacrifici della famiglia italiana. Non vi sembra un po' simile questa situazione? Un altro Tangentopoli, un altro governo tecnico, un'altra serie di manovre, e siamo nella stessa situazione. Quindi è chiaro, come ha detto tutti, gli strumenti non ci sono nazionali, sono internazionali, non tornano più ai paesi. Il problema è che da Tangentopoli siamo usciti con Berlusconi, si spera di uscire da questa situazione con qualcosa di meglio. Tu cosa prevedi? O vedi un altro Berlusconi in arrivo, perché sarebbe... No? Possiamo parlare, però spero peggio di Berlusconi. Cioè, guardavo prima di Monti, cioè, adesso io trovo molta difficoltà a incontrare qualsiasi persona che dice una parola su Monti che non è una critica. Però io guardavo ieri, solo per farmi ricordare, il governo Berlusconi prima, Gelmini, Cafagna, Brunetta, vi ricordate questi? Allora, povero Monti. Li paghiamo ancora, sono in Parlamento. Alla fine le differenze sono, cioè io mi domando spesso se destra e sinistra, cioè non lo so se siamo in un momento ideologico, no? Perché la destra e sinistra sono diventati un po' più come stile di vita che ideologia, anche se hai ragione Michel, che è un po' sotto, cioè sotto la destra un po' di nostalgia per il fascismo c'è, e nella sinistra un po' di nostalgia per i vecchi modi della sinistra. I sindacati ormai sono più blocchi di potere che ideologie, ci sono tanti diversi blocchi di potere, ma non so se stiamo vivendo un momento, diciamo, ideologico, perché alla fine gli strumenti e la mancanza di strumenti, stiamo parlando sempre sul campo economico. Questo aggiungo, poi ti do la parola, Michael, su questo. Se oggi dovremmo individuare in destra e sinistra appunto le vie di uscita dalla crisi, no? Se vogliamo in modo molto rozzo dividere, diciamo, tra questo diciamo il liberismo spinto, diciamo, montiano da una parte, invece un'impostazione più keynesiana dell'economia, quindi no, spingere la spesa pubblica per far ripartire l'economia. Se noi dividessimo in questi due filoni, potremmo forse individuare oggi chi è di destra e chi è di sinistra, no, il modo di affrontare la crisi. Tu la vedi questa, vedi, diciamo, questi interlocutori credibili in Italia? Cioè ci sono queste due posizioni, da chi sono rappresentate secondo te? Soprattutto la posizione opposta a quella di Monti, vedi un interprete a sinistra credibile, diciamo, della risposta più keynesiana, diciamo, meno rigorista alla crisi? Infatti vorrei un po' contraddire John, un po' mi rifiuto di mettere sullo stesso piano la sinistra anche moderata italiana e il berlusconismo. È vero, anche lì abbiamo delle situazioni molto ma molto critiche, sistema sesto, qua in Emilia Romagna sapete qualcosa delle cooperative del mattone satiriale, il vostro ex sindaco ha scritto un bellissimo libro dove racconta la sua esperienza come sindaco qua, confrontando e scontrandosi spesso e volentieri con questi apparati di potere anche di sinistra. C'è questo fatto, ma a differenza della destra ci stanno anche situazioni virtuose. Penso a una regione come la Toscana, che ha un presidente di regione, Enrico Rossi, che lì prima ha amministrato la sanità, adesso è presidente della regione, che lo fa in modo, a mio avviso, veramente virtuoso. Pagano meno per la sanità rispetto a quasi tutte le altre regioni e hanno una sanità molto migliore rispetto alla Lombardia, anche lì sappiamo adesso più in dettaglio come è andata la sanità. Non è vero che la sinistra non abbia esponenti, avrebbe qualche faccia da spendere. Il fatto è che il PD si è organizzato in maniera che questi non emergano. Abbiamo anche
il presidente della provincia di Roma, Zingaretti, che davvero prende l'autobus e non come Rutelli nell'altra campagna elettorale, che si è fatto fotografare sulla metropolitana facendo ridere tutta Roma perché nessuno da 15 anni l'aveva più visto sulla metropolitana. Zingaretti davvero prende l'autobus ed è una persona onesta, specchiata, che probabilmente conserva lo scontrino su tutto, come la moglie di Monti con i tortellini di Natale proprio. Avremmo preferito facesse il sindaco, se avesse fatto il sindaco di Roma, invece questa sua decisione di obbedire al partito e candidarsi alla regione non mi è sembrato invece un segno di grande... No, infatti... Io avrei preferito che lui si ribellasse, diciamo, alla scelta del partito, all'ennesima scelta dall'alto. Ma no? per fare il confronto con la Germania, noi abbiamo una donna esponente politica della SPD, Hannelore Kraft, che ha vinto le elezioni nel Nordrhein-Westfalia in modo brillante per la SPD. Subito è nata la discussione, lei sarebbe spendibile anche a livello nazionale come leader. Era lei che ha rifiutato, ha detto no, fatemi un attimo governare la mia regione. Ma il partito stesso, i media hanno posto il problema: in Italia c'è la cappa sopra, ci stanno da 30 anni gli stessi, quelli che hanno iniziato con i calzoni corti, D'Alema e Veltroni, eccetera. E i leader regionali hanno da rimanere dove sono finché ci sta questa leadership nazionale, con o senza incarichi. D'Alema dice sempre: ma io sono presidente del COPAS, io non ho più nessun altro incarico, ma vuole comandare ancora oggi. E questo è il problema della sinistra a livello di ricambio generazionale. Poi, se andiamo ai concetti, qualche concetto del PD ci sarebbe pure, solo che non lo porta davvero avanti. Il PD ha formulato un concetto sull'ICI che era fortemente progressivo come tassazione, cioè tassiamo le grandi ricchezze immobiliari in modo progressivo, e si può fare, perché l'immobile, farlo sparire, metterlo sotto il tappeto non è tanto facile quanto il conto in banca. Però infatti lì hanno pure delle test come Stefano Fassina, che è un bravo economista. Solo che la visibilità di quelle proposte è uguale a zero, cioè quel partito sta lì intramortito, non riesce neanche a comunicare quello di buono che sta elaborando, perché poi si perde. Infatti adesso di nuovo si sta perdendo sempre su altre questioni dove puntualmente non c'è mai una posizione del partito: la legge elettorale, le primarie, come, quando, in che modo, con quali candidati. Siamo arrivati a 10 candidati del PD alle primarie di coalizione. Là si vede un partito che veramente, secondo me, non ha futuro se continua così. Ecco, avete evocato il PD, le primarie. Allora io vorrei sapere da tutti voi, siamo tutti curiosi di sapere come vedete voi questa sfida di Matteo Renzi alla, diciamo, alla leadership di Bersani, alla guida del partito e poi, insomma, come candidato premier. Eric? Beh, da una parte Matteo Renzi ha avuto un grande merito, appunto, di fare respirare un po' il Partito Democratico, bloccato, chiuso, vecchio, ripiegato su se stesso, di cui parlava Michele. E da questo punto di vista bisogna veramente dargli atto di questo. L'altro elemento, e questo è secondo me un po' la mancanza, e torniamo a quello di cui abbiamo parlato prima, è dal punto di vista della rotamazione, che deve essere una rotamazione non generazionale, ma una relazione di idee. E in effetti abbiamo un vecchio Partito Democratico in cui la maggior parte degli esponenti non è un problema di età, è un problema di formazione ideologica e politica, e che sono in effetti ancorati anche su vecchie grille di letture politiche, e per questo da questo punto di vista penso che non siano più spendibili. Però il problema è di vedere la grella di lettura di Matteo Renzi. E da questo punto di vista alcuni punti sono incoraggianti, altri c'è ancora il vuoto. Allora, il ragazzo è giovane, brillante, capisce veloce e saprà, secondo me, adattarsi in fretta. Faccio soltanto un esempio e torno sempre, pensate che è una mia ossessione, però dopo la Leopolda dell'anno scorso ha fatto 100 proposte.
Sulle 100 proposte non ce n'è uno sull'Europa. Dunque vuol dire che adesso nel suo programma parla di Europa, però vuol dire che un ragazzo di 37 anni che non mette come priorità per riformare il suo paese la Costituzione europea, secondo me è un limite. Il fatto che appunto io aspetto di sentirlo, di parlarmi su come risolvere il problema greco, ma il problema greco è il problema italiano, di sapere che cosa Rachel parlava appunto della situazione drammatica e forse fra poco tragica in Grecia. Non si può comunque soltanto parlare di questioni italiane, bisogna parlare di questione come si fronteggia l'emergenza che coinvolge tutti i nostri paesi. Dunque vuol dire chiaramente dire che cosa si fa con la Grecia. Vabbè, è chiaro, la Grecia c'è, o si rivede il debito, si cancella il debito, o si fa uscire la Grecia dell'euro, allora si può fare in una maniera meno traumatica, però comunque queste situazioni avranno per forza una ripercussione sull'Italia. Per forza, è lì il nodo, non è una cosa, non parliamo più di internazionale, di quello che succede all'esterno che potrebbe avere influenza minime sull'Italia. No, è il cuore, quello che succede in Italia è come se succedesse, quello che succede in Grecia è come se succedesse in Italia. E da questo punto di vista è lì che io voglio sentire appunto una sinistra moderna, una sinistra che ha cambiato e che mi parla di questo, che è capace di dirmi che la risoluzione dei problemi greci, spagnoli, portoghesi, francesi e anche tedeschi sono anche la risoluzione dei problemi italiani. Se no vuol dire che parliamo, ci parliamo un po' tra di noi. Non so. Per l'Europa non lo so, ma mi dicono che Renzi ha fatto grandi cose per il traffico a Firenze, però no. No, scherzo un po'. Secondo me la cosa molto interessante con Renzi è ovviamente se divide e indebolisce ancora di più la sinistra o se risponde molto seriamente ad un nuovo, non lo so, spirito di sinistra un po' centrista, third way, filoamericano, così, e sta alla ricerca di nuovi centristi. E per questo il partito dall'alto dice questo non ci rappresenta bene, ma è il sindaco di Firenze. Non sto dicendo che è il messia o neanche Obama, e in questo momento neanche Obama è Obama, ma comunque Renzi, cioè, mi sembra strano che l'organizzazione del partito non soltanto dietro le quinte dice forse Matteo non è il momento, ma gli sputa praticamente in faccia, no? E loro fanno una figuraccia facendo così, perché sembra che non rispondano ad un'esigenza seria di gente per bene che vogliono un punto di riferimento nel centro-sinistra, anche gente giovane, no? Io lo trovo molto interessante questa situazione. Ma scusami, posso chiederti se in America, nei media americani, Renzi ha una qualche attrattiva, se è stato scritto qualche cosa oppure un perfetto sconosciuto? Abbastanza sconosciuto, è andato al Democratic National Convention, però l'hanno scritto i giornali italiani, no? Cioè, non perché lui con la provincia faceva un sacco di viaggi negli Stati Uniti, gli hanno contestato le note spese della provincia quando faceva il presidente della provincia, andava spesso negli Stati Uniti. Forse sì, no, guarda, ma ti dico che non è che gli americani seguono la politica italiana, no? Cioè, l'Italia è un ottimo paese per fare le vacanze e poi c'è Berlusconi e così, cioè non è che le primarie del PD hanno molto risonanza, neanche quelli americani adesso. Scusami, però ci puoi spiegare una cosa a proposito delle primarie? Perché c'è adesso la grande polemica è sull'organizzazione delle primarie. Sostanzialmente il punto è questo: Renzi vorrebbe delle primarie più aperte possibile a tutti, cioè uno arriva, si ferma, vota per le primarie e va via. Invece il partito, probabilmente preoccupato che possa esserci una vasta parte di moderati o addirittura di potenziali elettori centrodestra che votino per Renzi alle primarie, cerca di restringere mettendo dei moduli di preregistrazione degli albi in cui uno deve sottoscrivere il programma del centrosinistra, dichiararsi elettore del centrosinistra, eccetera eccetera. E naturalmente è la differenza che passa probabilmente tra 3-4 milioni di affluenza alle primarie e 1 milione, insomma, tant'è vero che Renzi ha detto vogliono far arrivare alle primarie solo le truppe cammellate o gli iscritti alla CGIL, comunque quelli che possono, diciamo, che sono più magari di bersaniana fede. Ecco, ci puoi spiegare negli Stati Uniti come funziona?
Ma negli Stati Uniti mi sa che il partito decide, cioè tu fai, devi avere signatures, no? Un certo numero di firme e poi puoi... Ma devi essere iscritto al partito per partecipare alle primarie? Sì, sì. Devi essere iscritto al partito, quindi diversamente che da noi, nel senso che da credo noi non sì. c'è bisogno di essere iscritti al partito, no Eric? Sì, in Francia, perché le primarie francesi hanno preso l'esempio italiano, cioè lì cioè parliamo molto spesso, ci diciamo vabbè, l'Italia ha mandato segnali negativi al mondo. Beh, devo dire che sulle primarie sono state un esempio, le prime primarie del partito democratico, è stato un elemento che, cioè Hollande se oggi all'Eliseo lo deve al Partito Democratico. E quindi lì come funziona il meccanismo? Funziona meccanismo elezione, cioè primarie aperte, ognuno viene, paga, se mi ricordo bene, un euro e poi firmava soltanto un piccolo foglio in cui si riconosceva nei valori della sinistra, della libertà, della laicità, basta. Poi da lì è finito, poi sistema primaria a due turni. Però ripeto, ci sono stati quasi 3 milioni di partecipanti, grande successo a due turni, con 6 candidati, dunque ci possono essere parecchi candidati, e che permettono in effetti un dibattito, una visibilità, un'esposizione dei programmi e una grande apertura, grande elezione di democrazia che era venuta dal Partito Democratico. E dal punto di vista francese si guarda con molto stupore un po' quello che succede in Italia nel PD, di questo ritorno indietro. Pure adesso il partito dell'UMP di Sarkozy, ex Sarkozy, si vede costretto a aprire al voto a una forma di primarie. Posso dire due cose su Renzi? Secondo me il modello di Renzi è molto chiaro, è Tony Blair, è molto chiaro il modo in cui parla, veste, è tutto. Che è Tony stato... Blair o David Cameron? No, ma un po' tutti e due, sì, perché il modello di David Cameron era Tony Blair anche, quindi è la stessa cosa. Sul programma, ha un programma, è di modernizzare il paese, fra virgolette, molti antipolitiche, perché adesso sono tutti antipolitici, privatizzare, ha privatizzato l'autobus a Firenze, e quindi c'è questo programma molto blairista, cioè quello che è stato New Labour in Inghilterra. E questi bisogna essere chiari, lui è così, e vuole modernizzare, è giovane, ha questa forza contro... il tipo di persona di cui abbiamo parlato, che è molto forte, anche se non diceva niente, anche se fosse solo una persona giovane, sarebbe un'immagine forte di questo. Poi possiamo discutere su questo programma o no, in Inghilterra secondo me, io sono un vecchio Labour, quindi ero sempre contrario a Tony Blair, però chiaro che lui vuole rinnovare in questo senso il partito completamente, però... possiamo discutere, però trovo assolutamente vergognoso che si cambi le regole per escluderlo o farlo perdere alle primarie e quindi non bisogna... Invece io lo trovo giusto, se posso. Io lo trovo giusto che stanno discutendo sulle regole. Parliamo da 20 anni, da quando Berlusconi, allora 19 anni, da quando Berlusconi è sceso in politica, di deriva plebiscitaria. Io vedo questa deriva adesso dappertutto, la vedo a destra, la vedo in quel spezzone grillino della politica che non so bene dove metterla, a sinistra un po', ma parliamo, sui rumeni no, poi la vedo anche avanzare con Renzi nel PD, lui fa la campagna e sul suo camper non c'è neanche un simbolino grande 3 centimetri del PD. Lui fa la campagna per Renzi, non per la leadership del PD. Lui vuole fare un hostile takeover del PD. Questo è il suo programma. Inizia la campagna a Verona, purtroppo era arrivato in ritardo, doveva saltare il primo punto di programma, che era recarsi in municipio a salutare chi? Quella brava persona di Tosi. Sindaco Tosi, che voleva le due entrate separate per gli autobus, uno per i bianchi, una per i bianchi, una per i neri, una persona per me infrequentabile se uno vuole diventare leader del centro-sinistra.
purtroppo gli è saltato questo appuntamento. Poi fa il suo discorso e alle primarie del PD, non alle secondarie del paese, si appella ai delusi berlusconiani, cioè dice chiaramente: venite a votare me alle primarie del PD, ma dove siamo? Che adesso i berlusconiani decidono il candidato del campo avverso. No, ci vuole un registro degli elettori. Uno deve metterci la faccia come si fa in tanti stati degli Stati Uniti e dire sì, sono simpatizzante del PD, non quella domenica, perché da lunedì a sabato sono invece bossiano o berlusconiano, no, da lunedì alla domenica mi identifico col centro-sinistra, col partito o con la coalizione. Quindi io sarei molto favorevole ad un registro del genere. Ma io su questo, vabbè, insomma, poi sono parzialmente in disaccordo, nel senso che penso che in realtà io non credo che ci siano mandrie di berlusconiani che, non avendo niente da fare, vanno a votare alle primarie per Renzi quel giorno, o di bossiani. Credo che ci sia un bisogno di partecipazione democratica nel paese e che debba trovare uno sbocco, e penso che le primarie possono esserlo, Michael. Io non so se abbia fatto più male, anzi io lo so in realtà, se abbia fatto, almeno la mia opinione, ma domandiamoci se ha fatto più male alla democrazia italiana, se è stata più pericolosa e più pericolosa per la democrazia italiana la partitocrazia o il populismo. Io credo che la partitocrazia in questo paese ha devastato il paese, lo ha letteralmente distrutto, e quello che stiamo vedendo adesso, oggi, i Fiorito, le spartizioni nei consigli regionali, negli enti locali, ci dimostra che sono stati i partiti ad avere una presa d'acciaio sulle aziende municipalizzate, sulla distribuzione degli incarichi, su chi doveva andare avanti, doveva fare carriera. Sono stati i partiti a danneggiare questo paese. Ora tutte queste derive pubblicitarie io onestamente non le vedo. Cioè, c'è un uomo che dice e se non altro ci mette la faccia, non mi considero un renziano, ho appena avuto una brutta lite con Matteo Renzi a causa di una puntata di Piazza Pulita che a lui non è piaciuta affatto, quindi penso che uno che mette la faccia e dice per vincere abbiamo bisogno di allargare il nostro campo di influenza, e se i delusi elettori e i delusi del campo moderato e centrodestra vogliono votare per noi, noi qua ci siamo, non faccia niente di strano, semplicemente fa, diciamo, un tentativo di vincere le elezioni. Ecco, quindi io su questo sarei un po' meno severo di te, ma naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. Certamente cambiare le regole in questo modo, con questa tempistica, ha qualche cosa di goffo, secondo me. Però appunto abbiamo parlato dei populismi e quindi abbiamo evocato, diciamo, il terzo grande senza partito, diciamo, perché oggi nella campagna elettorale che sta cominciando i partiti scendono in campo, ma i veri protagonisti sono gli antipartito, cioè sono quelli che fanno della ostilità verso i partiti, la nomenclatura, il loro punto di forza. Uno, ne abbiamo parlato, è Mario Monti. Le ragioni del suo successo, Eric, sono proprio nel fatto che lui viene vissuto dagli italiani, infatti ha ancora un gradimento abbastanza alto nonostante ci abbia massacrato di tasse, perché comunque viene vissuto come ostile ai partiti, no? E anche il decreto che è stato varato al Consiglio dei Ministri sulle spese, diciamo, sugli amministratori che hanno sforato e non possono essere ricandidabili, insomma sono gesti e decisioni che vengono, secondo me, apprezzate dai cittadini italiani esasperati. Uno è Monti, dicevamo, uno è Renzi, che appunto è nel PD ma in realtà è ostile al PD, come dice Michael, neanche mostra l'effigie, il simbolo del PD, e il terzo, e in questo momento il più quello che, diciamo, in qualche maniera ha un impatto più devastante sul panorama politico italiano, è Beppe Grillo, no? Allora, vogliamo parlare di Beppe Grillo, di questo marziano atterrato sulla terra? È un pericoloso fascista, dittatore, oppure invece, diciamo, sta immettendo democrazia e energia nel nostro sistema? Sì, in effetti tu hai citato questi tre personaggi, potremmo dire anche, dovremmo aggiungere appunto in tutti i sondaggi gli indecisi, che anche lì è una forma di espressione di critica e rigetto, di sfiducia verso la politica. Direi soltanto una piccola cosa su Monti, è che Monti, secondo me, ha tre elementi che hanno funzionato e continuano a funzionare, più o meno. La prima è l'onestà, ne abbiamo già parlato. La seconda è la competenza. A parte alcuni suoi ministri,
non faccio nome, potrei essere misogino. Io faccio sempre faccio pubblicità al programma ogni tanto. Ieri abbiamo raccontato la storia di Grilli e delle conseguenze, il ministro dell'economia, e la storia di queste strane consulenze che sarebbero state, secondo l'intercettazione che abbiamo mandato in onda, sarebbero state affidate alla ex moglie di Grilli da Finmeccanica. Insomma, certamente nel quadro atroce che c'è davanti è una piccola cosa. Esatto. Appunto... però insomma, in un altro paese, come diceva ieri l'economista Boldrini, negli Stati Uniti per un fatto del genere ci sono le dimissioni, se provato ci sono le dimissioni immediate. Però c'era, se mi ricordo bene, un sottosegretario all'inizio dell'esperienza Monti che si era dimesso subito per un'inchiesta. Esatto, la sua insaputa. Dunque, competenza onesta e il fatto che ha credibilità in Europa, che sa parlare in Europa. E l'altro elemento forte per la popolarità di Monti è che gli altri non sono convincenti. Allora, poi per quanto riguarda Grillo, io penso che Grillo bisogna analizzare il fenomeno, cioè nel senso che lì vuol dire che c'è l'espressione di una domanda, e di una domanda che non è soltanto antipolitica. E dunque da questo punto di vista io trovo che sia un delirio proprio alcune dichiarazioni di esponenti del PD, cioè da dare del fascista a Grillo e Grillini da parte di Bersani, ma anche il fatto di quando Enrico Letta dice che è meglio i voti di Berlusconi che quello di Grillo in qualche... L'ha detto la Madia, o Madia, non so come si chiama, ma una autorevole esponente del PD, diciamo, che si è distinta per in tutta questa legislatura solo per questa dichiarazione. Insomma, è uno dei frutti della nostra legge elettorale. Insomma, esatto. È stata nominata da Veltroni, messa in Parlamento, e ha detto questa cosa illuminante: meglio votare Berlusconi che Grillo. Insomma, che per un esponente del PD non è male. Sì, ma anche Letta anche Enrico Letta aveva detto una cosa quasi simile. Enrico Letta. Anche Enrico Letta non l'aveva detto così esplicitamente, magari l'aveva fatto capire a modo suo. Però la Maglia l'ha proprio espresso. E io penso invece che appunto Grillo è abbastanza preoccupante per alcune sue proposte appunto demagogiche. Però è un errore di non valutare, di non sentire quello che milioni di italiani ormai esprimono attraverso Grillo. È una forma, più che un grillo, un grido a cui bisogna rispondere. A me mi fa ricordare, io sono arrivato in Italia già nel 92, mi fa ricordare ovviamente la Lega, cioè nel senso in cui c'era proprio un'esclusione della Lega per alcuni versi, giustamente, perché la Lega è un partito a tratti demagogico e xenofobo, però comunque non possiamo dire che non esprime un disagio a cui ci vogliono delle risposte. E da questo punto di vista la risposta del Partito Democratico mi sembra suicida. Non vorrei, mi dispiace citare il vostro giornale concorrente Washington Post, ma è che è pubblicato su Internazionale proprio questo ultimo numero, un comico a Palazzo Chigi, e l'articolo di Anthony Faiola del Washington Post comincia come: somiglia a Jerry Garcia dei Grateful Dead, all'umorismo del comico statunitense Jon Stewart, ed è convinto che il mondo non abbia nulla da temere dall'uomo più divertente d'Italia. Ma allora perché l'Europa trema davanti al terremoto politico scatenato da Beppe Grillo? Ma belle domande. Ma secondo me Grillo è il frutto, come sappiamo tutti, del fallimento di un sistema politico, no? Cioè lui, c'è un vuoto, lui ha trovato il vuoto e fa pubblicità, fa campagna elettorale così. Però per noi giornalisti è un momento veramente interessante, storico, che vuol dire che per voi è un momento devastante, immagino. Cioè, il sistema è sempre così, campiamo sulle sventure degli altri. Il vecchio sistema politico è allo sbando, è fallito, è crollato. Cioè, il partito di Berlusconi è stato un movimento carismatico con un leader che non è più leader. La sinistra, come abbiamo già discusso, è molto diviso. In altri paesi dell'Europa, soprattutto la Grecia, vediamo anche tante risposte di antipolitica. Lì è molto più preoccupante perché c'è questa destra proprio neonazista che adesso è in Parlamento e fa attacchi contro immigrati, una cosa allucinante. Però cioè, il sistema sta
crollando e vediamo questi nuovi personaggi, un po' il flora e fauna del nuovo ecosistema politico sud europea, è molto preoccupante secondo me. Cioè, c'è peggio di Grillo, però Grillo è anche una, cioè, cresce in questi vuoti strani. Io ricordo, Erika ha parlato prima della Grecia, così questo momento importante, cioè secondo me noi siamo in questa crisi in un momento in cui c'è quello che c'è in gioco è se le istituzioni democratiche europee riescono a garantire la pace e la prosperità e la, diciamo, vita borghese, che sono stati un po' la legge naturale dei cittadini europei del dopoguerra. E questo è quello che c'è in gioco. E questa è la domanda che quale farà il nuovo sistema politico deve rispondere. E vedo, cioè, noi parliamo, è vero, delle regole delle primarie del PD, o se Grillo fa questo, anche se Alba Dorata in Grecia fa quello, però questa è la domanda e bisogna vedere se questi politici, che sono personaggi piccolissimi, riescono a rispondere a queste domande proprio di un spessore storico. Gian Foot, Beppe Grillo, ti piace? Ma tre cose su Beppe Grillo. Prima, è post ideologico, non è di destra, non è di sinistra, abbiamo parlato di questo, e questo è chiaro. Primo partito, secondo me, primo movimento post ideologico italiano, perché la Lega poi ha sempre questa vocazione del nord regionale che questo movimento non ha. Allora è una cosa nuova, assolutamente nuova. Seconda cosa, mezzi di comunicazione. Per 30 anni, 40 anni gli italiani hanno preso l'informazione da televisione. Nell'ultimo 10 anni c'è una generazione che è cresciuta che non prende più, mi spiace per te un po', però non prende più l'informazione da televisione, lo prende da internet. Un'intera generazione che la maggior parte del tempo stanno sull'internet, quelle che hanno 19 anni, 20 anni adesso. E questa è la base di Grillo, è molto giovane, quindi è un movimento giovane, post-ideologico, e poi ha un programma. E io consiglio a tutti di andare a vedere i programmi di Grillo, perché è delirante, perché 90% delle cose del programma di Grillo sono abolizioni di legge che ci sono adesso. Un programma contro, negativo, completamente negativo. Fermiamo i TAV, aboliamo questa serie di leggi. Quando è stato abolito c'era un piccolo V, che vuol dire fatto, abbiamo fatto questa cosa. Non c'è niente, la parola Europa non c'è, non esiste. Sui migrati. Lui sostiene per esempio il referendum, no? Lui ora sta dicendo, prima sì. Diceva bisogna uscire dall'euro, adesso ha cambiato posizione, ha detto no, io voglio un referendum, gli italiani devono decidere se stare nell'euro o meno, no? Questo lo dice sull'Europa, sì. Dice questo. Non è ancora nel programma che ho guardato io, però l'Europa non c'è, l'economia quasi non c'è, c'è molta roba sui pannelli solari, c'è molto dettaglio su quello, perché non è un programma di governo, adesso vediamo perché hanno vinto qualche elezione, però credo che è un movimento assolutamente contro, anti, e questa è la sua forza, ma fare governare, io lo vedo come una cosa che non riesce a fare, perché non è per quello che esiste. E quindi è molto interessante, dobbiamo rendere conto che adesso la televisione ha perso questa forza che ha portato Berlusconi al governo, perché anche Berlusconi stesso non ha capito l'internet e non lo capisce ancora. La televisione come mezzo di informazione in Italia e nel mondo occidentale è morto in questo senso, era stato totalizzante in Italia, adesso non è più, e quindi questo è, anche io non ho capito ancora questo momento, ma sicuramente è un momento rivoluzionario in questo senso, e quindi e da questo nasce questo tipo di movimento. Ma secondo me nasce anche di nuovo perché altri hanno lasciato spazi. Se penso, torno indietro in 30 anni in Germania, lì nasceva il Partito dei Verdi, anche perché i socialdemocratici non si occupavano di ambiente, anzi erano un partito industrialista, pronucleare, eccetera, trattavano gli ambientalisti come la peggior feccia. Quindi nasce un Partito dei Verdi che generazionalmente, come formazione di chi si impegnava, era nei fatti una scissione dalla SPD. La SPD lì perdeva un'intera generazione. E si meraviglia oggi per quale motivo sta al 28% e 26% nei sondaggi. La stessa cosa sta succedendo anche al PD oggi, che c'ha pure la stessa prosopopea,
talvolta un sincero odio per i grillini, un odio che non hanno mai avuto per i berlusconiani. Quando uno parla con un esponente del PD sui berlusconiani, quello comincia subito a fare il sociologo, a analizzare, uno deve capire, esprime certe parti della popolazione, certi sindrati, eccetera. Tutto comprensivo. Quando parli dei grillini, subito la bava alla bocca a questi, l'antipolitica, e questo è quello. Invece sono i figli negati del PD. Partono molto da lontano, anche cambiando personale. Ritornata ai girotondi di 12 anni fa, che 11 anni fa, come ha reagito, hanno reagito i DS allora? Pur con questa sicumera, siete voi giustizialisti, voi borghesia buona, non avete capito nulla del paese, non, siete anti-berlusconiani, siete fissati su Berlusconi. Così andava avanti per anni, fino al 2007 il V-Day di Grillo. Grillo allora non aveva ancora messo su un movimento politico, voleva portare avanti alcune leggi di proposta popolare, ha raccolto le firme, nessuno se le ha fatte proprie in Parlamento e giacciono lì, erano pure lì sulla pulizia della politica che fa il PD, snobba. Oggi c'ha questo movimento accanto e lo tratta come se fosse la peggior cosa che potesse capitare all'Italia. Grillo dice giustamente, almeno non abbiamo i neonazisti, perché e noi intercettiamo lo scontento. Uno scontento spesso anche a base locale, e lì i grillini spesso non sono antipolitica, ma politica nel senso migliore. Esprimono dei consiglieri comunali che, a differenza dei loro colleghi, studiano gli atti, si informano, si documentano. Quindi buttare via tutto con l'antipolitica, non arriveremo da nessuna parte e non ci spiegheremo per quale motivo persone pacate poi decidono di votare Grillo. Magari ce ne dobbiamo fare una ragione e studiare piuttosto gli altri che non i grillini per spiegarci questa onda massiccia che sta arrivando. Allora io aprirei alle domande, sentirei anche qui in platea, insomma, le curiosità, le domande che ci sono da fare, se ci sono dei microfoni, siamo tutti qua. Soltanto una. Mi raccomando, scusate le domande, che siano delle domande, quindi se è possibile evitare i proclami, i discorsi, gli interventi, perché saranno poche, rapide, e più siete rapidi, più saranno le domande. E la seconda cosa, se riuscite a fare delle domande mirate a qualcuno, non domande generiche a tutti, perché sennò poi non si sa chi risponde, più ad personam è più efficace. Grazie mille a tutti. Sempre ad personam noi. Siamo un paese ad personam. Sì, però voglio dire che è la prima volta quasi da quando veniamo alcuni di noi da anni a Ferrara che il centro del dibattito sulla politica italiana non è Berlusconi. Che bellezza. Sì, buongiorno, scusate, una domanda molto breve e precisa al signor Michael Brown. Se per caso non pensi di candidarsi alle primarie del centro-sinistra, mi sembrerebbe personalmente un'ottima cosa e l'auspico. Grazie. Ringrazio, ma io preferisco rimanere a bordo campo come osservatore, come blogger per internazionale, che non buttarmi in questa esperienza che secondo me uno deve avere degli psicofarmaci ben calibrati per reggerla. Questo non si chiamano psicofarmaci. Alessandro Cisilin, sono un giornalista, collaboro fra l'altro col Fatto Quotidiano, sono qua. Intanto una notazione, avete fatto tre nomi, scusate mi alzo in piedi, di personaggi diciamo tra virgolette antipolitica, non avete citato un quarto, cioè Silvio Berlusconi. E a proposito di Silvio Berlusconi, volevo chiedere questo, come commentate il fatto che a proposito di grillini e di come vengono solitamente trattati, come spiegava Brown, come commentate il fatto che Silvio Berlusconi è uno dei pochi a parlarne bene?
parlare bene di Renzi? No, dei grillini. Di Grillo, dei grillini in generale, e abbastanza bene di Grillo. Chi vuole rispondere? Veri? Sì, no, ma io penso che ovviamente c'è una componente molto forte dall'inizio da parte di Berlusconi di antipolitica, poi si capisce che Berlusconi ormai è proprio nell'alto mare, non sa più quale pesce pescare per cercare di risalire. Io penso che, come diceva Rachel all'inizio, la cosa nuova veramente nella politica italiana è che veramente non sappiamo quello che può succedere, perché c'è una tale indecisione, c'è una tale domanda di politica diversa e le offerte che non rispondono del tutto alle attese del paese, che veramente per la prima volta penso che possiamo dire che veramente è veramente difficile di fare una previsione, perché ci sono tante anche variabili che non vengono soltanto appunto dall'Italia. L'unica cosa di cui penso che forse chiederò ai miei amici di confermare è che possiamo escludere un ritorno di Berlusconi a Palazzo Chigi, questo è un elemento. Però senz'altro ovviamente oggi ci sono degli elementi da parte di Berlusconi che sono degli elementi proprio che a un giorno è favorevole all'Europa, alla Costituzione Europea, alla moneta, e poi il giorno dopo dice che bisogna l'euro è stato un imbroglio, e dunque senz'altro c'è questo elemento. L'altro elemento è che appunto Berlusconi cerca in qualche maniera di recuperare tutti i delusi della politica, e dunque stare anche sull'antipolitica, quello che ha già fatto, che aveva fatto nel 94, che era stato il suo successo, e dunque penso che sia questa la spiegazione un po' di questa benevolenza verso Grillo. Secondo me sta anche usando Grillo un po' come sondaggio, no? Se Grillo dice l'euro è terribile, tra un po' Berlusconi dice ma quest'euro è strano, cioè lui è stato sempre molto sensibile ai movimenti un po' tra la gente. Però io volevo dire anche un'altra cosa, che in questo momento molto di grande, non lo so, nessuno non sa per niente cosa succederà, questo è un paese di piccoli commercianti e non abbiamo la più pallida idea dove vanno questi, cioè una grande parte del paese, non puoi governare il paese senza il sostegno dei piccoli commercianti, e dove vanno in queste elezioni? Mi sembra molto una cosa importante che a 6 mesi prima delle elezioni non sappiamo questo. Solo una piccola notazione, secondo me nella fascinazione che Berlusconi ha per Grillo c'è anche un fatto culturale, nel senso che il background di Grillo è una forte cultura televisiva in realtà, e secondo me Berlusconi è affascinato dalle tecniche di comunicazione di Grillo. Grillo è un classico situazionista e sa usare i mezzi televisivi, utilizza gesti simbolici, fortemente simbolici, per dargli un significato politico, per dare un significato politico a questi appunto gesti estemporanei. La traversata dello stretto a nuoto con cui si presenterà alle elezioni siciliane, le cozze portate davanti a Montecitorio per parlare della politica decrepita e morta. Questi sono gesti situazionisti che vengono dalla precedente cultura televisiva di Grillo. Grillo oggi disprezza la televisione, ma in realtà la utilizza alla grande, la utilizza benissimo. Alla base del successo di Grillo c'è anche un utilizzo straordinario dei media. Io non ci sono, ma ci sono. Faccio finta di disprezzarvi, ma mi faccio riprendere in gesti fortemente di fortissima portata simbolica. Tutto questo Berlusconi, che ha moltissimi difetti, innumerevoli, ma è sicuramente una persona che capisce la televisione e conosce la portata politica della televisione, questo lo ha capito e sicuramente ne è rimasto affascinato. Ricordiamo che Grillo usa chiamare Berlusconi psiconano, quindi è pure una persona non troppo permalosa Berlusconi, se parla bene di Grillo. Buongiorno, Esposito Francesco a destra, seduto a sinistra politicamente. Vorrei una precisazione. C'è bisogno, che noi comunque la facciamo parlare lo stesso. No, per c'è la pre-registrazione internazionale. No, per sicurezza mia. Una domanda sulle primarie. Le primarie al momento sono di centrosinistra o del PD? Perché
Tra le primarie, che io sappia, c'è anche Nicky Vendola. No, sono del centro-sinistra. Ok, sono, no, siccome per ora è stato citato, sono state citate solamente personaggi del PD, e la signorina Recela, adesso non mi ricordo il cognome, diceva primarie del centro-sinistra, del PD. Al momento c'è anche Vendola, per esempio, forse addirittura Di Pietro. Sì, c'è Nicky Vendola, però, che è di Sinistra e Libertà, perciò dovremmo, secondo me, parlare un po' di primarie del centro-sinistra, correggetemi voi. No, no, deve essere un intervento e una domanda. Ha ragione, abbiamo detto un'inesattezza, tra l'altro c'è anche Nicky Vendola, c'è Tabacci che non fa parte appunto del Partito Democratico, forse addirittura Di Pietro, non si è capito se si imbarcherà o meno, però una giusta osservazione. Sono Giulia Cabianca, collaboratrice presso Occhi Aperti del giornale online del Comune di Ferrara, completamente gestito da giovani volontari. Volevo fare una domanda a Eric Joseph in relazione a quello che lui ritiene il vero problema, cioè un trasferimento di sovranità oltre gli stati ed una mancanza di democrazia diretta. Nel suo blog lei ha scritto che sarebbe auspicabile un'elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea e un referendum popolare, insomma, strumenti di democrazia diretta. È veramente così ottimista? Non è una questione di ottimismo, è questione di sapere se vogliamo ancora essere padroni del nostro destino. Possiamo accettare il declino, possiamo accettare di pensare che tutto sommato questo continente, ieri passeggiavano con Michel appunto nelle strade di Ferrara, e diciamo, ma quando vediamo questa città, questa bellezza, questa intelligenza civica di questa città e in generale in tanti altri posti in Italia e in Europa, possiamo pensare che l'Europa non ha più qualcosa da dire al mondo? Dobbiamo rassegnarci a dire, vabbè, in realtà ormai c'è la globalizzazione, dunque dei riequilibri quasi naturale del mondo, vuol dire che visto la trasformazione del capitalismo finanziario, i nostri stati debbono accettare delle regole, dei condizionamenti, senza che i cittadini non abbiano più nulla da dire. Allora, sul fatto di essere ottimista, io dico, vabbè, c'è questa frase famosa di Gramsci sull'ottimismo della volontà, penso che non abbiamo la scelta, perché che significa? Se non facciamo questo, poi grazie di aver citato questo blog, cioè io penso che non sia soltanto l'elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea al suffragio universale, al suffragio diretto, dicevo anche che ci vorrebbe l'adozione dei provvedimenti con la doppia maggioranza, cioè vuol dire il Parlamento, dei Stati e dei cittadini. Dunque non sono per una democrazia plebiscitaria in Europa. Però senz'altro penso che non abbiamo la scelta. È per questo che parlavo delle elezioni del 2014. Le elezioni del 2014 in Europa devono essere chiare, se si vuole un costituente, per fare questo. Ma da un certo punto di vista sono pessimista. Dall'altro vedo comunque che cominciano a essere proprio delle voci. Tre giorni fa a Roma c'è la presentazione del libro del manifesto di Verhofstadt con Bendit in presenza di Monti. Tra l'altro devo dire una cosa delirante, nessun giornale italiano ne abbia parlato. Lì si è parlato di dibattito se si vuole fare un'Europa intergovernativa o federalista, che è un elemento decisivo, se questa Europa deve essere costruita in qualche maniera dalle élite o con la legittimità dei popoli, se dobbiamo fare fiducia ai popoli o se è soltanto l'elite che deve fare mesi dopo mesi la costruzione dell'Europa. Da questo punto di vista non c'è una riga sui giornali italiani. Dunque devo dire che penso che sarebbe stata la stessa all'estero, però penso che c'è comunque un po' di presa di coscienza che non si può continuare così. Si vede, e tra l'altro tutti questi populismi, questi antipolitica, eccetera, che cos'è in fondo? Questa politica plebiscitaria è che il cittadino ha la consapevolezza che il quadro del passato non è più funzionale alla situazione attuale e che dunque
cambiare e per questo si affida a varie offerte. Poi cambia molto veloce le offerte e in effetti non abbiamo parlato di Vendola, perché Vendola è, abbiamo visto che in qualche maniera la dinamica di Vendola è scesa. Poi c'è stata la dinamica di Grillo, poi adesso vediamo che la dinamica di Renzi. Che cosa significa questo? Significa che secondo me i cittadini hanno la volontà di poter aggrapparsi a un'offerta politica. Ma io ripeto, secondo me se l'offerta politica rimarrà strettamente nazionale non dà la risposta. E quindi cosa dobbiamo fare senza... Cioè, Rachel Donadio ha detto che noi non ci siamo ancora svegliati, che il rischio è, come la Grecia, cadere in una possibile rivoluzione di sangue. Ha citato proprio la parola sangue. Ma ha ragione. Ma ha ragione, perché se continuiamo così non è più, lì non si parla di politica, si parla di storia, stiamo facendo la storia. E dunque in effetti quando Rachel dice guardate quello che succede in Grecia, è esattamente quello che può succedere in Grecia, ma lo vediamo pure in Ungheria. Quello che succede è che oggi stiamo rovinando i fondamenti dell'Europa, le radici europee. Le radici europee non sono radici giudeo-cristiane, anche se c'è una storia giudeo-cristiana in Europa. Questo non si può. Le radici dell'Europa che conosciamo è l'esperienza del Novecento, di aver vissuto nazionalismi, guerre, totalitarismi, comunista, cioè sovietica e nazista. Da lì si è pensato che c'era bisogno di creare uno spazio di pace democratico con un Stato sociale, un'economia sociale di mercato, ma sociale, che permette di evitare appunto le fratture degli anni 30. Questo è lo spirito di cristiani come di laici, di Spinelli come De Gasperi, di Schumann come di Monet. Questo è lo spirito. Oggi lo stiamo rimettendo in questione, perché se in effetti ci sono dei ragazzi oggi in Grecia che non possono andare a mensa perché non hanno soldi per andare a mangiare, se accettiamo movimenti di estrema destra in Grecia, in Ungheria, vuol dire che sono i radici stessi del nostro essere che stiamo rimettendo in discussione. E in effetti se non c'è una risposta, e la risposta penso che deve essere anche una presa di coscienza dei cittadini, una richiesta di questa politica, penso che a Renzi e a tutti gli altri bisogna dire di che cosa rispondete voi a questo. Allora, io vi richiamerei un attimo ai tempi, così concludiamo, ci sono, se ce la fate, se siete brevi, sia nelle domande sia nelle risposte, ci sono credo ultime tre domande rapide, e sia le domande che le risposte, prego. Sono qua. Prego. Vorrei riportare un attimo l'attenzione sulla questione Renzi. Prima è stato, durante tutto il dibattito, è stato ricordato il malaffare, la mala politica che impregna lo scenario italiano, però vorrei anche ricordare che Renzi è apertamente di corrente veltroniana con questa sua apertura ai voti del centrodestra. Vorrei anche ricordare che nel 2010, il 14 dicembre, c'è stata una specie di esodo. Il 14 dicembre è iniziato e nei mesi successivi, dal PD al PDL, e persone... Qual è la domanda? La domanda è come si può integrare, cioè, il pensiero di poter superare questo momento di pantano con Renzi, pur osservando l'esperienza passata, cioè la memoria di 2 anni fa di persone che dal PD, mi riferisco a Rosso Calearo per esempio, è ripassato al PDL e poi al gruppo misto che sosteneva il governo Berlusconi. Com'è possibile? Cioè, ho capito, lei ha paura che questo sia un trasformista e poi vada dall'altra parte? No, cioè, nel senso, ognuno ha il suo elettorato e per evitare... Ho capito, cioè lei insomma è preoccupato che questa richiesta di voti del centrodestra possa snaturare in qualche maniera la sinistra? Veda lei. Diciamo che Calearo era una delle idee brillanti di Veltroni. Sì. La società civile al Parlamento, e si trova l'industriale di destra che anche dentro Confindustria non era proprio la sinistra, lo porta in Parlamento.
Renzi non andrà col PDL, lui vuole fare, secondo me, semmai un'altra operazione, quello che io chiamavo hostile takeover. Lui dice: se vinco io le primarie scrivo io il programma. Per me è anche un'idea strana di un partito, a dire il vero, uno che dice lo prendo io, anche se non sono primarie di partito ma di coalizione. Renzi che tifa Marchion vi dà l'idea del personaggio, cioè per me parlare di Renzi non è parlare di un personaggio di sinistra, neanche di sinistra moderata. Lui non è di sinistra, lui è un uomo di centro con dell'uscita anche verso destra, e quello che potremo forse vedere è un enorme blocco montiano. Se Renzi si afferma alle primarie, lì avremo però la contraddizione: chi vince le primarie per portare Monti al governo? Allora perché le primarie? Scusa, Bersani ha votato un governo Monti con Berlusconi, cioè, non è che è lui che ha votato, no? Allora, quindi c'è questo, questa è la storia. Bersani ha appoggiato sempre il governo Monti con Berlusconi, e quindi questa è l'alleanza che ha governato l'Italia l'ultimo anno. E seconda cosa, non si può vincere le elezioni prendendo solo i elettori del PD, si perde alla grande. Questa, se, ok, stiamo puri fra di noi, no? Votiamo solo PD per la sinistra, prendiamo 10%. Se vuoi vincere le elezioni bisogna prendere anche quelle di destra. Allora perdiamo, va bene, ok, siamo sempre fra di noi, però facciamoci del male, come diceva Nanni Moretti. Però se vogliamo perdere andiamo avanti così. Però altri elettori che hanno votato Berlusconi, hanno votato Lega, che votano a destra e centro-sinistra, non li vogliamo? Non vogliamo i vostri voti? È assurdo. Prodi ha vinto con quei voti lì. Posso dire una cosa? Noi stiamo parlando ovviamente di cose importanti per la democrazia italiana, destra e sinistra, ma queste sono sfumature, e se noi perdiamo troppo tempo su queste sfumature perdiamo la visione più ampia. E quello che rivolgo alla collega della rivista di Ferrara, io non sto dicendo che arriva qui la rivoluzione sanguinosa, io sto dicendo che in Italia, come in Grecia, come in Spagna, come in Portogallo, la domanda è se le istituzioni europee riescono in tempo a reagire in un modo per fermare il declino rapido di queste democrazie e borghesie. E cioè, se torniamo indietro 30 anni, 40 anni in termini sia di standard of living e sia di livello democratico. E mentre che noi ci perdiamo su Renzi ha detto questo, che questo non va d'accordo con questo, ovviamente questo è importante per una democrazia, non sto discutendo questo, però dobbiamo tenere conto della questione più ampia. Sì, soltanto un breve elemento su quello che la domanda. In realtà c'è un fatto molto forte che da questo punto di vista l'Italia ha aperto il varco sia per Tangentopoli che per Berlusconi. È l'idea che le famiglie politiche sono saltate in grande parte. E dunque anche quando si parla di destra e sinistra, se vediamo, ci sono appunto, e questo, il primo a aver espresso questo veramente è stato Berlusconi, che si indirizzava agli italiani, non soltanto poi dopo in effetti nei voti si vede che soprattutto riprendeva i voti della Democrazia Cristiana, ex voti della Democrazia Cristiana. I famosi opuscoli che arrivarono a casa degli italiani non è che andavano soltanto a quelli che lui riteneva fossero del centrodestra, esatto. Lui li mandava anche ai comunisti, li mandava a tutti poi, e alcuni l'hanno votato, come alcuni operai che prima votavano sinistra hanno votato Lega, oppure hanno potuto. Questo è l'elemento molto forte oggi, è che è cambiato la politica come la intendevamo una volta, non ci sono più tanto, rimangono sì alcuni residui, c'è gente che qualsiasi cosa che potrà fare il centro-sinistra non voterà mai per il centro-sinistra, alcuni di sinistra che non voteranno mai Berlusconi, però il fatto sta che oggi c'è un mercato della politica, e questo Berlusconi l'ha capito, è stato il primo a capire che l'elettore diventava un consumatore di politica. E da questo punto di vista, ovviamente, i suoi avversari non devono rispondere alla stessa maniera, però devono avere la consapevolezza che in qualche maniera propongono un contratto con l'elettore, che è un contratto di legislatura, però non è più come una volta gli elettori acquisiti, e dunque bisogna parlare a tutti.
Poi sulla destra e sinistra ci sarebbe molto da dire, perché il concetto di sinistra ovviamente evolve secondo le periodi, come quello di destra. Ci sono alcuni punti fermi, però comunque appunto oggi, a un certo punto io mi ricordo in Italia, e chiudo su questo, fare le privatizzazioni era la cosa più di, o le liberalizzazioni era la cosa più di sinistra che si poteva fare. C'è un'ultima domanda. Eccomi, sono qua. Prego. Qua. Vabbè, si sbracci, io sono... Qui, prima fila. Allora, mi pare di aver capito dalla summa di tutto il dibattito che è la mancanza di un leader di sinistra il fulcro del problema. Quindi la mia domanda è, che ne pensate di Paolo Ferrero? Paolo Ferrero rappresenta veramente uno spicchio minuscolo, persona veramente contro cui non ho niente da dire, ma sicuramente non vincerà il 51%, è lontano dal 5,1, più vicino al 0,51, cioè col 2%, quindi discuterne come possibile leader di uno schieramento che possa diventare maggioritario è veramente pura fantapolitica. No, il problema però, per non fraintenderci, non è solo una questione di leadership, anche lì esprimere una leadership credibile, non dico carismatica, perché il leader non deve per forza di cose essere carismatico, ma una leadership credibile. Non solo un leader, ma proprio una schiera, diciamo la prima linea del partito, che sia visibile, esprima però concetti politici credibili. Questo è il punto, non solo una faccia. Qui infatti il discorso sulle facce arriva quando sui contenuti non riesco più a distinguere, allora siamo fissati sulle facce. No, credibilità anche nel senso di portare avanti 2, 3, 4 punti programmatici che oggi sempre e comunque devono parlare in luogo prominente di Europa, anche poi di politica economica, di quale austerità eccetera. Quello è credibilità di un partito, e lì vedo il PD un po' afono, per esempio, anzi a voci discordanti. Ci stanno quelli che infatti sostengono Monti per necessità, perché non c'era alternativa nel 2011, non c'era, però dicono la nostra non è l'agenda Monti, e poi c'è gli ex veltroniani eccetera che dicono la nostra è l'agenda Monti. C'hai quelli che dicono Marchion mai, e arrivi fino ai fans fegatati di Marchion, e questo rende molto difficile all'elettore dare una risposta alla domanda: ma dove sta il PD? Proprio spesso e volentieri anche noi abbiamo difficoltà, che seguiamo tutti i giorni la politica, a dire dove sta il PD. Possiamo dire dove sta Bersani, dove sta Letta, eccetera, ma non sappiamo dire dove sta il PD, e questo è il grave problema di quel partito. Aspettando che decidano dove stare, che si sbrighino, perché ci sono anche, leggo adesso, scontri in molte città, feriti, cariche della polizia, studenti a Milano, Firenze, Bologna, insomma la situazione è grave, la rabbia sta salendo. Jacopo Zanchini. Corrado Formigli, grazie mille. Corrado si è alzato stamattina all'alba dopo aver fatto la trasmissione ieri sera, quindi lo ringraziamo particolarmente di aver moderato questo incontro. Grazie a voi. E ringraziamo Rachel Donadio, Eric Joseph, Michael Brown e John Foot. Ringraziamo voi che siete un pubblico bellissimo e fate voi il nostro festival. Scusate chi non ha potuto fare le domande, ma il tempo a un certo punto finisce per tutti. Grazie.